Ciao a tutti, buon giovedì 23 dicembre 2021, un saluto a tutti gli amici, ma soprattutto a tutte le amiche di quotescommessecalcio.com, di bettingexchange.it e di pronostico.it, di cui andremo a parlare ora in questo periodo natalizio. Allora, cappellino. Allora, questi giorni stiamo procedendo con la trasformazione di Pronostico Premium dall'edizione 2021 all'edizione 2022. Alcune novità le abbiamo già introdotte, oggi voglio concentrarmi sull'aspetto dei pronostici lampo. Che cosa sono i pronostici lampo? Sono dei nuovi pronostici che sono forniti istantaneamente, quindi lampo, prima con molte ore di anticipo rispetto all'inizio della partita e sono molto differenti dai pronostici ufficiali. Andiamo sul sito, prendiamo alcune partite. Ad esempio, in questo caso vedete che ci sono due pronostici, blu, scusatemi, viola, come la Fiorentina, e i pronostici viola sono per l'appunto i pronostici lampo. Ce ne possono essere 0, quindi nessuno, 1 o 2. In questo caso c'è un 1x e under 4,5 che sono entrambi vincenti perché la partita è finita 1-1. E questi pronostici sono stati forniti con molte ore di anticipo, quindi sono molto differenti da quelli ufficiali. Se io clicco qui sulla I, qui accanto alla prova pronostici, vedete che c'è la leggenda pronostico principale, pronostico secondario, pronostico utente e pronostico lampo. Ognuno ha un colore, il principale è quello blu, il secondario è quello giallo, il terzo pronostico è il pronostico degli utenti ed è in grigio e poi appunto abbiamo questa novità dei pronostici lampo. I pronostici lampo vogliono servire come ulteriore indicatore e come una prima direzione della partita. In questo caso si pensava una partita che potesse andare verso un risultato favorevole della squadra di casa e verso un under 4,5, quindi è finita 1-1, quindi entrambi presi. Prendiamo un'altra partita. In questo caso la partita è finita 2-2 e qui era previsto un under 4,5. Quando c'è un under 4,5, allora i pronostici questi lampo, a differenza dei pronostici ufficiali, ci sono anche gli under 4,5, cosa che invece sui pronostici ufficiali al massimo si arriva all'under 3,5, perché l'under 4,5 in genere è una quota molto bassa. Ma se vedete un under 4,5, sostanzialmente vuol dire che il sistema non è sicuro poi che questa partita possa andare bene, cioè potrebbero esserci dei gol sostanzialmente, no? Altrimenti avrebbe messo un under 3,5 o un under 2,5. Quindi bisogna sempre vedere se poi uscirà magari anche un altro pronostico, magari un pronostico ufficiale che può rafforzare oppure andare contro questa direzione, perché ricordiamoci sempre che quelli che contano sono i pronostici blu. Queste sono ulteriori indicazioni, tant'è vero che anche la percentuale vedete che è molto bassa, però questo ci serve per avere comunque un colpo d'occhio. Qui ci sono due pronostici entrambi vincenti, l'over 0,5 primo tempo e l'over 1,5. In questo caso, per esempio, non ci sono pronostici perché non è detto che ci siano, neanche in questo caso. Diciamo, l'obiettivo è far sì che siano il più possibile presenti. Ecco, qui c'è un segno 1 vincente, questo è quello principale, quello blu, all'87%. Quando ci sono situazioni in cui abbiamo sia il pronostico ufficiale, proviamo ad andare sui pronostici di ieri. Ecco, prendiamo, che ne so, qui c'è un segno 2, proviamo a vedere qui. Che cosa? Ecco, qui c'è un pronostico ufficiale che era il segno 2 vincente, al 74% vincente, e qui c'era 9,05 primo tempo, anch'esso vincente. Diciamo che io vi ho sempre insegnato che l'indirezione, cioè se vogliamo giocare un segno 1, un segno 2, è meglio giocarlo in una situazione più da over che da under, perché da under può essere rischioso per i motivi che ho spiegato nel libro Quote Scommesse Calcio. Se vedo che c'è un 9,05 primo tempo e un segno 2, quel segno 2 mi diventa più forte perché evidentemente la partita dovrebbe avere dei gol e quindi se dovrebbe avere dei gol è più facile che poi si verifichi il segno, in questo caso il segno 2. Se vedete la direzione, cioè scusatemi, la percentuale è sempre
più alta quella blu, perché quella dei pronostici lampo, vi ricordo che qui trovate la leggenda, i pronostici lampo è sempre bassa, perché serve proprio per dare un primo colpo d'occhio. Prendiamo un'altra partita. Qui c'è Sassuolo-Bologna. Qui c'era, per esempio, non c'era un pronostico ufficiale, qui c'era un pronostico degli utenti e un pronostico ufficiale, entrambi vincenti. Qui c'è un no goal. Ecco, qui c'è un no goal e un under 3,5. Per esempio, se mi esce un no goal e comunque il pronostico lampo era un under 3,5, me lo rafforza quel no goal. Perché abbiamo sempre spiegato che no goal abbiamo due situazioni, sia da over che da under. Probabilmente qui c'è una situazione da under. Se la partita finisce comunque con meno di 3 gol, ci sono situazioni in cui con meno di 3 gol possono esserci una situazione da entrambe le squadre segnano, però è più bassa. Quindi comunque mi rafforza l'under 3,5 il no goal. Poi qui che abbiamo altro gol, qui abbiamo un segno 2 e qui abbiamo un segno 1. Prendiamo questo a caso. Allora, qui no gol, under 3,5, in questo caso però degli utenti. Qui c'era il segno 2 e l'over 1,5, vale quanto ho detto prima, quindi me lo rafforza. Qui c'era un 1x, vabbè, ma qui l'1 penso che era basso quello dell'Inter, sì, 1,29. Ah, proprio per questo motivo i pronostici lampo non badano tanto alla quota. Pensano solo a dare una prima direzione della partita. Naturalmente, io adesso ho preso le partite di ieri, ma il pronostico lampo lo apprezziamo di meglio se prendiamo le partite del giorno. Ad esempio, prendiamo la partita, che ne so, questa qui che si gioca alle 18:45. Qui il sistema prevede una partita verso l'1x. Poi prendiamo altre partite, anzi facciamo questo filtro a 1 e 2 alti così almeno. Ecco qua. Prendiamo questa qui, Rivale, vediamo se ci sono dei pronostici lampo. Sì, qui ce ne sono addirittura due. Il sistema prevede una partita che va verso l'X2 e verso l'under 3,5. Ripeto, sono una prima indicazione di come potrebbe andare il match. Ai fini del rosso-verde, quindi i pronostici vincenti e perdenti, quello che conta è sempre il pronostico principale, che in realtà è anche sempre quello più difficile. Il pronostico principale naturalmente può andare contro questi pronostici, perché sono filosofie differenti. In un caso comunque il sistema dà subito una prima direzione, nell'altro invece c'è l'intelligenza artificiale da me sviluppata che fornisce una maggiore attenzione. Sono entrambe due intelligenze artificiali, però diciamo una più leggerina. E l'altra invece è più sofisticata, è quella classica di pronostico premium. Però ripeto, questi pronostici lampo, questi pronostici viola, servono per avere un primo colpo d'occhio. Visto che molti utenti volevano subito dei pronostici iniziali, noi abbiamo fornito questa funzione. Ne abbiamo dati anche due, quindi c'è una doppia, a volte due, ripeto, possono non esserci, essercene uno solo oppure essercene due. In questo caso ce ne sono due. Potrebbe capitare anche il caso che a colpo d'occhio ci sono due pronostici che sembrano differenti, ad esempio un over 1,5 e un under 3,5. In realtà no, in realtà se abbiamo sia un pronostico over 1,5 che un pronostico under 3,5, sono sì in contrasto tra loro, ma ci danno un'informazione. Intanto che c'è una sorta di instabilità. Dall'altro si prevede una partita, potremmo dire come multigol, cioè una partita che va dai due, nel caso dell'under 3,5, dai 2-3 gol. Quindi comunque è un'informazione. Naturalmente bisogna studiare tutta la partita con il metodo insegnato nel libro Quote, Scommesse, Calcio, e se poi esce un pronostico ufficiale, bisogna vedere questo pronostico ufficiale in quale direzione va. Per esempio, se io c'ho un pronostico ufficiale che esce come over 2,5 e c'ho un over 1,5 nei pronostici viola, naturalmente quello me lo rafforza. Se io invece ho un under, me lo indebolisce, no? Quindi nel momento in cui avete delle schede dove magari tutti i pronostici sono sostanzialmente nella stessa direzione, è chiaro che quello è un momento in cui è più facile che voi vinciate. Qui c'è un under 3,5 per la partita che si gioca oggi alle 20.
E come ho detto, se vedete i pronostici in genere viola sono o over 1,5 o under 3,5 o 1x o x2. Ci possono essere anche dei casi di 1, 2 o di no goal, ci possono anche essere. Qui c'è 1x under 4,5. Però se vedete in genere, ecco, qui c'è, ecco, questa situazione, over 0,5 primo tempo e under 3,5. Che cosa mi indica? Mi indica intanto che c'è appunto una instabilità. Poi in realtà potrebbe anche finire, che ne so, 1-1-0, 1-0. Comunque è un'informazione. Messa così ancora non è esaustiva, naturalmente bisogna prima di tutto leggere la scheda pronostico, studiare il pronostico con quanto vi ho insegnato nel libro Quote Scommesse Calcio, no? Bisogna anche leggere i grafici come vi ho insegnato nel libro Quote Scommesse Calcio, però questa è una prima indicazione. Poi c'è già chi mi ha scritto: ah Giulio, ieri ho fatto subito una schedina con i pronostici LANF e ho vinto. Sì, ma non è questo il senso. Cioè, il senso è avere una prima indicazione dei pronostici, quindi darvi già un colpo d'occhio, aiutarvi nella elaborazione della partita ancora prima che si giochi. Al momento abbiamo aperto i pronostici fino alle 24 ore successive al momento in cui vi collegate. Se vi collegate adesso alle 13:41, sto registrando questa cosa. Voi avete pronostici fino a domani alle 13:41, ok? Ma ripeto, lo vedete anche dalle percentuali che sono basse, ok? Alzo un pochino, 51-52% sono solo ulteriori indicatori. Naturalmente, questo farà felici tutti coloro che volevano intanto un primo pronostico, gliel'abbiamo fornito, ma la logica a cui io tengo di più rimane sempre quella dei pronostici, chiamiamoli blu, perché il pronostico principale è quello che per me conta più di tutti. Quindi abbiamo arricchito da una parte il servizio per chi utilizza il metodo Quote Scommesse Calcio, perché vi abbiamo dato eventuali altri due indicatori o comunque un altro indicatore che sono spesso disponibili. E allo stesso tempo abbiamo fatto felice quelli, diciamo, i giocatori un po' più leggerini che vogliono pronostici un po' più così cotti e mangiati, e gliel'abbiamo forniti. Quindi, diciamo, abbiamo creato un servizio completo. Badate bene che il pronostico lampo, quindi il pronostico viola, può cambiare di ora in ora. Quindi, perché si basa comunque sulla situazione del momento. Se il grafico cambia, tende a cambiare, anche se magari i cambi sono rari, ma può cambiare. Naturalmente invece il pronostico principale, uscendo 2 ore prima, rimane sempre quello. Una volta che il pronostico principale è uscito, quello non viene più modificato. Niente, questo è tutto. Ho spiegato il funzionamento dei pronostici lampo. Molti mi avete scritto per avere informazioni. E nei prossimi giorni, intanto a chi fa parte del beta testing, poi a tutti quanti apriremo anche un'altra importante funzionalità che si basa sostanzialmente anche su questo discorso di pronostici lampo, e vi daremo modo di fare una schedina pronta. Comunque ne parliamo nei prossimi giorni. Nel frattempo, buon Natale a tutti e a presto. Ciao!